con questa macchina, con alcuni esemplari bellissimi di questa vettura straordinaria. È stato un grande successo che abbiamo avuto alla Riccardo Errani, eccolo, esatto, qui, esatto. La Delta Rossa, sì. Quella bianca invece, beh, adesso andiamo a vedere di chi è. Ha i colori Repsol, che era un'altra delle livree che erano diventate famose in quegli anni, i miei sponsor, i piloti più importanti. Adesso andiamo a vedere un po' la volta di presentarvi anche. Sono quasi tutti appartenenti al Delta One Club Italia, vi trovate anche sul web, che hanno in comune la passione per la Lancia Delta, ritrovi la Duni che sta girando con questa Lancia Delta. La storia della Delta nasce a metà degli anni 80, quando, dopo il periodo delle pericolose ma indimenticate gruppo B, Lancia aveva in tasca la soluzione che gli altri non avevano, cioè di una macchina a quattro ruote motrici, e da lì è cominciata l'evoluzione, che è arrivata fino all'ultima, alla Lancia Delta integrale, bellissima. Abbiamo anche qualche esemplare qui che gira. Mi è capitato di recente di spettacolari, perché chi ce le ha le tratta meglio della moglie e della fidanzata, vi devo dire anche la verità. Ed è ancora una macchina che regala tante emozioni, perché insomma era all'epoca era una macchina veramente all'avanguardia dal punto di vista meccanico, telaistico, e ancora oggi c'ha il suo perché, e oggi abbiamo il piacere di ammirarle qua nel tracciato dell'Oval. Senti Nicola, raccontaci un po' quanto è importante la pistura e quanto invece entra in gioco per ottenere dei risultati a livelli massimi l'abilità del pilota. Allora, il pilota conta tanto, però purtroppo in questi anni un po' tutto il motorsport agli alti livelli, parlo di mondiale e così via, è stato tutto molto esasperato, e ahimè molto importante soprattutto avere una macchina molto competitiva. Puoi essere anche più bravo del mondo, ma se la macchina non è al top, dalla Formula 1 allo stesso mondiale WRC, se non hai la macchina competitiva diventa difficile avere. Oggi di quei giorni lì, a volte la differenza ancora tanto, ma oggi tanto è anche la componente della macchina che hai. Diciamo che è un binomio che si equivale, è un 50-50. Beh, oggi forse purtroppo in alcuni casi prevale troppo la macchina e finisce per svilire invece quello che è il talento dei piloti, però per carità, poi come oggi vedremo, qui oggi si è cercato di creare un buon equilibrio nella gara della grande sfida con macchine con performance più o meno simili, e oggi lì bisognerà fare davvero la differenza, soprattutto su un tracciato così stretto e tortuoso non devi sbagliare, perché se sbagli paghi tantissimo, non riesci più a recuperare. Sai cosa ti dico, Nicola? Che io insieme al pubblico della pista di Bocconiere non vediamo l'ora, è per quando il main sponsor della Repsol messo il sistema, perché questo sistema anche quello mondiale. Thank you.